parte qua della Moggia qua, della Montagnola, per poi andare verso il lago dei Castrati, si chiama qua, per fare il bosco della Ghiacciata là sopra e andare al Pompalone. Lì faremo la pausa pranzo. Dopodiché scenderemo giù a Frosinone. Lì andremo a visitare il Museo dei Costumi e il Museo dei Ferri Taglienti con la rappresentazione della forgiatura. Oh. Ci fai la foto a loro, capito? Non sono molto, però è docilissimo. Urla. Ciao amore, che vuoi? E oltre agli asinelli che cosa abbiamo visto? Abbiamo visto le mucche, i cavalli, siamo in un paesaggio splendido nei pressi di Frosinone, la giornata è bellissima. Si sente il rumore dei campanacci delle mucche, è veramente... Un po' di scamorza del contadino, sì, del Malgaro l'abbiamo ottima, mangiata, il vino ottima. Ancora meglio della scamorza. E adesso ci aspetta un bel rinfresco. Un bel rinfresco... Da qualche parte, però è veramente un bel posto. Consigliamo anche a chi non è del Molise di venire qui, nei pressi di Frosinone, in provincia di Isernia, perché veramente si ritrova la pace. Siamo sulla montagna di Frosinone, comunque, per chi non l'avesse capito. Babbo! A dopo! Diciamo della montagna tra Frosinone e Civitanova, anche se ci sono belli alberi monumentali in diversi posti della montagna, non thank you.
fagioli. Ottima, è abbondante. E il peperoncino? E la cotica pure, vada qua. Ah, pure la cotica. Fa vedere? Ottima. Vai, fai il trip. Prima di tutto la salute di tutti. Alla salute di questo tutti, è vino, questo è vino, adesso ci sarà anche il caffè. Questo è caffè vino, non è caffè latte. È un caffè vino, perché sembrerebbe, io non ci credevo, l'ho bevuto, effettivamente è proprio buono, è una ricetta dietetica. È una ricetta, ecco la colpevole, ecco la colpevole che è Silvana. È tutto dietetico, dolcetti, pasta. Perché ci dobbiamo mantenere? Ci dobbiamo mantenere. Posso fare una domanda? Prima di mangiare e bere, già abbiamo messo il pensiero, okay, che è tutto dietetico. Posso fare una domanda? Ma se nel caffè vino ci mettono un cioccolatino? Buonissimo! Buonissimo. No, è meglio! Proviamo, proviamo! Perché si squaglia la cioccolata nel caffè vino. Io la metto solo nel vino. Mia sorella ha detto ci dobbiamo mantenere, in effetti va, ci manteniamo bene sul tavolo, vicino al tavolo. Vedi come guarda lui come. Ha detto che alla fine arriva la cioccolata. Alla fine arriva la cioccolata, ce la manderemo. Spettacolare, ma lo devi ci manteniamo vicino a Sagarita, Carmella, Sagarita giù, Camo, dovete pagare fino a Frosolone, la brevetto io, ci stanno problemi. Ci avvisano che fino a Frosolone è tutta discesa, non ci dovrebbe essere problemi. Allora fate l'ultimo saluto, io resto qui l'anno prossimo, con molta calma. Dopo sarà un po' più tranquilla la cosa. Specialmente chi ha bevuto il vino caffè. È caffè. E il vino addosso a Carmelo. Questo lo chiedi a te. Ma in realtà non è così. C'è chi ha camminato e chi ha ben bevuto. Chi vedeva droni? Chi vedeva... Ma i droni c'erano, luccicanti. No, io no, io per me non era droni. Io vedevo gli UFO, gli altri hanno detto che erano. Viene fuori da un toponimo Civitas, che significa praticamente abitato. Ed è stato l'abitato dei Sanniti di questa zona. Parliamo dei Sanniti Pendri e parliamo di circa terzo, quarto secolo avanti, più antica, che noi chiamiamo il quartiere Sant'Angelo, dove sta la chiesa di San Michele Arcangelo, perché lì era il punto anche più difensibile, stando su un su una sorta di promontorio che a valle, un retaggio, ecco, delle montagne. Questa fedeltà è la sottomissione al marito. Loro praticamente, essendo ricchi, riuscivano a comprare i filati a Napoli. Era contro le streghe, questo era contro il malocchio, questo era contro il maleficio. Vedere il museo dove si forgiano gli attrezzi, ma aspetta, mi stanno interpellando, fa vedere, sta bevendo la birra, io sono disidratato, lui beve, continua a bere, la quattro luppoli, quattro, non uno, quattro luppoli, Moretti, devo rinunciare, altrimenti non riesco a capire la forgia. Mi hanno fatto un regalo, una quattro luppoli della Moretti. Cin cin. Salute. Cin cin. Cin. Sono un po' disidratato. Abbiamo fatto la discesa. Giustamente, la discesa, abbiamo fatto la discesa. Praticamente ci ha messo sete. Ci ha messo sete la discesa. E quindi 25 litri di vino che ci siamo bevuti col caffè e sono andati persi in discesa, quindi adesso una quattro luppoli ci va bene. Salute a tutti. Ma mo rimaniamo qua. Macabra da dire come cosa, per i denti, per l'estrazione dei denti. Bisognava che si facesse minimo o 12 coltelli al giorno, o 6 forbici o 6 coltelli a scala. E mi spiego.
La famiglia normale era composta generalmente da 4 figli, moglie e marito. Si viveva generalmente in bottega, perché era il punto più caldo della casa, forse non la fresca, plastica, preme su, sulla lama. Vedete come fa, vedete? Asia, ti è piaciuta la ricetta odierna, il caffè e vino? È molto buono. Deta, allora che pensi di questa escursione odierna? No, è una meraviglia, avete ritrovato una nuova ricetta. La sperimentiamo a Capodanno. E puffo che farai nel Volturno? Sì, il 40°. Ammazzo, il 40°. Sarà l'anno adatto per promuovere questa nuova ricetta. Caffè e vino. Caffè, vino e cioccolato. Giusto, e cioccolato. Questa ricetta è stata, diciamo, lanciata da tua sorella e da Massimiliano. Due pazzi o due persone lungimiranti? Ma i pionieri sono sempre pazzi. Vediamo allora cosa ci dice uno. Due persone intelligentissime. Ma lo penso pure io. Essere arrivati non pensavano vino, caffè, cioccolato. Bravo, perché chi sente una ricetta del genere dice è buona, lo dice. Invece è buono, sì. Proprio. Provate. Se uno pensa che non è buono, sta zitto. Sta zitto, penso pure io. Ci stiamo ignorando proprio. Ma non ho parole per definire chi possa soltanto pensare che vino, caffè e cioccolato facciano schifo. Provate tutti. È buono. Provate, sì, tutti, e tuffatevi nel Volturno. Nel Volturno, il primo dell'anno. Con la contentezza. A meno 5 gradi. Sì. Va benissimo. Ok, allora un saluto da Frosolone. Grazie. E ci vediamo al prossimo, sì. Ciao, baci, ciao, abbracci. Alla fiaccolata. Sì. Ciao. Col caffè e vino. Sì. Ciao. E cioccolato. Non dimentichiamo sempre la cioccolata. La cioccolata che è discriminata, eppure è buona la cioccolata. Sì, sì, è buonissima. Dolce. Va bene. Però la cioccolata, scusate se prolunga, deve rimanere incollata sul fondo del bicchiere. Eh sì, così col dito la prendiamo. E da quel più naturale. Brava. Un genio, oggi ho incontrato un genio. Va benissimo. Ciao. Alla prossima. Alla prossima. Arrivederci. Ciao.